Ci vuole culo, l'ho sempre detto io, che nella vita ci vuole culo. E andare avanti dal mattino fino a sera, estate, autunno, inverno e poi la primavera, ad aspettare che ti capiti la svolta, che la fortuna bussi un giorno alla tua porta. Ci vuole culo per riuscire a navigare, perché la vita è una barchetta in mezzo al mare, quello che conta è non affondare. E buonasera cari amici di Notti Mondiali, prendiamo la linea proprio nel momento in cui il Belgio nella partita contro la Corea del Sud è passato in vantaggio per 1-0 con la rete di Vertonghen, ci sembra di Vertonghen esattamente, su ribattuta del secondo portiere sudcoreano Kim, che aveva respinto non benissimo il tiro di Chad Lee, attaccante della formazione belga. Prendiamo quindi proprio la linea in questo momento, sono entrambe le partite al 77esimo, 78esimo, Algeria-Russia, 30 secondi d'anticipo rispetto all'incontro tra Belgio e Corea del, tra Belgio e Algeria, che invece è sull'1-1. Ritorniamo adesso a San Paolo, c'era un tentativo da parte della Corea del Sud, rivediamo l'azione del gol. C'è un piede in fuorigioco. C'è un piede in fuorigioco di Vertonghen, il capitano belga. Al momento del tiro di Origi, non di Chad Lee. Origi che invece aveva segnato contro la Russia, mi pare, nella partita. Nella scorsa partita Russia di Fabio Capello, che sta per essere eliminata proprio dall'Algeria, che adesso è a quota 4 punti e sarebbe la seconda squadra africana a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, dopo la Nigeria. Ma attenzione alla Corea del Sud che ci prova e sta per beffare Thibaut Courtois e la sua naschia che fa l'intera regione delle Fiandre, e lui è vallone. Ci stava provando l'attaccante coreano di cui il nome è Kim, dovrebbe essere Kim, tanto bene o male si chiamano tutti in questo modo. Torniamo ad Algeria Russia, il rinvio di Mboli, il portiere delle Volpi del Deserto, ma recupera palla alla Russia a centrocampo. Faisulin, Kanunikov, attenzione! E poi la deviazione di Belkalem in calcio d'angolo per la Russia. E allora siamo all'81esimo sul campo di Algeria-Russia in questo preciso momento, e sarà calcio d'angolo dall'out di sinistra. Kombarov, il cross in mezzo, lungo per tutti. E allora sarà rimessa laterale per l'Algeria. Spuntano bandiere addirittura spagnole. Devono aver sbagliato strada, perché la Spagna, lo ricordiamo, è uscita con la vittoria ormai tardiva contro l'Australia nell'ultima giornata. Tocchi, si rivede Joan Mesba, che però non riesce a ben gestire la rimessa laterale per le Volpi del Deserto. E allora tocca ai russi in divisa granata, che è il nuovo colore sociale della federazione russa dopo anni di bianco-azzurro. Il cross in mezzo, attenzione, no, è lungo per tutti, allora può ribadire Salikov da quella parte, dalla parte dell'out di destra. Il cross però è nuovamente lungo per tutti, può spazzare via la difesa dell'Algeria, ma si riprende dal centrocampo Ignashevic. Il pallone però recuperato dalla difesa algerina, si spazza via come se non ci fosse un domani. Kozlov, Denisov, Zagoyev, poi di nuovo il pallone in avanti, cerca il filtrante ma è rimessa per la Russia, battuta da Kozlov. Tifosi algerini in preghiera a mani giunte.
In attesa di questo che sarebbe un evento storico. Attenzione, il cross in mezzo, non arriva nessuno della contraerea russa e allora si può ripartire con una rimessa dal fondo. Andiamo a Corea Belgio, 83esimo. Il Belgio gestisce l'1-0, potrebbe essere la terza squadra a concludere a punteggio pieno questa fase a gironi dopo l'Olanda e l'Argentina. Entrambe naturalmente a 9 punti. Il fallo di Hong su Origi. Naturalmente vi risparmiamo i nomi coreani perché sarebbero degli scioglilingua e forse crederete che vi staremo prendendo in giro. Vertonghen si dovrebbe incaricare, no, il numero 11 del Belgio ad incaricarsi della battuta della punizione dall'out di sinistra, ribattuta però la punizione dalla difesa della Corea del Sud che può ripartire in questo momento. Stiamo vedendo un attimo le nostre tempistiche. E allora c'è la Corea che pastura calcio sulla tre quarti. Attenzione, c'era uno scaldabagno che si stava fiondando in aria. Hong Myung-bo, uno dei tanti, dei 40 ladroni capitanati da Lee Byron Moreno nella partita del 18 giugno 2002, rubata clamorosamente dalla Corea del Sud, che pagò gli arbitri affinché arrivasse a quel quarto posto assolutamente casuale e frutto degli aiutini arbitrali come se non ci fosse un domani. Corea del Sud che da allora non ha più ottenuto qualificazioni alla seconda fase del mondiale. Ci mancherebbe altro, una squadra di pippe. Già è tanto che si qualifichi ai mondiali perché in Asia non ci sono altre squadre. Torniamo su Algeria e Russia. Il pallone è in aria, scodellato, ma può recuperare Mbolì. E ci sono crampi, mi sembra, per Slimani, che è stato anche l'autore del gol del pareggio, anzi non crampi, ma un'entrata da resto a piede libero. Le reti di Slimani al 60esimo su papera di Akinfiev e poi il gol al sesto minuto di Kokorin, che sembrava aver messo le cose in chiaro per la Russia. E dicevamo, Akinfiev, papera clamorosa di quelle ignominiose, ma anche disturbato dai laser, perché insomma ci sono ancora degli imbecilli che vanno allo stadio col laser. Torniamo a Corea Belgio. Thibaut Courtois che devia e che anzi che tira il pallone in touche e guadagna la rimessa laterale il Belgio. Origi inquadrato e un signore di nome Kim che ha spedito il pallone fuori, e Vertonghen ad aver segnato in evidente posizione irregolare. E allora batterà Van den Borre, che sembra più che altro l'Ayatollah Khomeini, vista la barba, o l'arcivescovo Makarios III, presidente di Cipro. Van den Sburra tiene il pallone lui, proprio lui, tiene il pallone verso la bandierina del calcio d'angolo, ma chiamandosi Van den Sburra non può sperare altro che in una ripartenza della Corea del Sud. E allora il pallone viene spedito in zona tre quarti. Torniamo su Algeria-Russia, c'è una punizione per la Russia, c'è un uomo che tenta di uccidere i suoi vicini di posto con la puzza delle sue ascelle, e c'è gente in preghiera, prega addirittura i santi cristiani. Attenzione, Samedov, Mbolì. Sì, ritorna all'Arena Corinthians a San Paolo del Brasile, fermato in posizione irregolare, ci sembra Origi. L'abbiamo chiamato in quattro nomi diversi e non saprete mai qual è il suo vero nome. L'arbitro ride perché la mamma ha scolato gli gnocchi. Entra Eden Hazard per la Belgique du Spoan. E tifosi belgi e anche belle tifose belghe. Ah, bella mia, se non ci fosse il tuo fidanzato francese al tuo fianco, che sappiamo tutti che è dell'altra sponda, sai che ti farei.
Esce Miralles per la Belgique. Intanto siamo ritornati con le immagini su Algeria-Russia. Abbiamo circa 25 secondi di ritardo con il segnale di Rai 1. C'è il pallone a centrocampo per la Russia, Ignashevich. Il pallone sull'out di sinistra, Berezuski, Kombarov, il cross in mezzo, lungo per tutti, gli amici se ne vanno, la musica è finita. Tifosi col baffetto alla Hitler nella curva algerina, al grido di ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo solo noi, Joan Mesbah, Joan Mesbah, quest'uomo che è stato scartato dal Milan per manifesta inferiorità, è andato a Livorno, il Livorno è retrocesso. Recupera il pallone la Russia, si riparte da Kinfiev. Ignashevich, il compito di smistare il pallone. Zhagoyev, Ignashevich da quella parte per Berezuski. Berezuski per Kombarov. Di nuovo per Berezuski, melina tipica di Capello che ci ricorda la Juve di Ibrahimovic, Vieira ed Emerson con Del Piero lasciato in panchina per sfregio. È in possesso del pallone ancora la Russie che va a guadagnarsi il calcio d'angolo. Opportunità per la Russia. Quando sta per scoccare il 90° minuto saremo pronti a conoscere il tempo di recupero, le speranze che matureranno per la squadra guidata da Fabio Capello. Ci stava provando Kozlov, il pallone esce di poco alla sinistra di Mbolì. E intanto qui Hazard già stava mostrando la sua classe, ma Kim riesce ad allontanare, non proprio precisissimo, ma dopo tutto con gli occhietti a tapparella. È impossibile che il portiere coreano abbia una corretta visione di gioco. La Corea del Sud al limite dell'area di rigore. Ma il pallone adesso ristagna sulla tre quarti. Corea che è matematicamente fuori da questa competizione mondiale quando siamo a 15 secondi dalla fine del 90°. Lì, ci prova lui. E poi, vabbè, cerca di leziosismo in attacco. Ma dove volete andare? Ma dove volete andare? Attenzione però la Corea. Spazza via la difesa belga, 4 minuti di recupero in Corea del Sud, Belgio, e siamo in una trentina di secondi indietro rispetto alla partita Algeria-Russia, dove i minuti di recupero saranno 3, quelli standard per quando si effettuano 6 sostituzioni. I giocatori algerini spazzano via il pallone dalla panchina. Geniali, proprio la sportività. Infatti, l'arbitro andrà ad espellere il giocatore che ha mandato via il pallone. No, lo ammonisce soltanto. Lo ammonisce soltanto. Dovrebbe essere, vediamo. Naturalmente, Halilhodžić va a fare opere di diplomazia. Ammonito nel mucchio, punirne uno per educarne altri 100. Non sapremo mai chi è stato ammonito dalla panchina. Per l'Algeria, un'azione assolutamente stupida perché lo sai che ti ammoniscono e vai a fare il pirla come se non ci fosse un domani. 1 minuto e 37 sul cronometro del recupero. Il colpo di tacco di Samedov. La Russia che non ha più speranze. Russia che comunque è un progetto in prospettiva verso i mondiali in casa del 2018. Fegoli. Dovrebbe essere lui, mi sembra, il numero 10 dell'Algeria. È proprio Feghouli che tiene il pallone sulla bandierina del corner. Può ripartire la Russia. Zagoyev, anzi Fajsulin, si cerca di appoggiare sugli attaccanti impalpabili della Russia. Naturalmente è una liberazione vietata quella. Kadamuro è l'ammonito dell'Algeria. Kadamuro, colui che ha fatto la cappellata di spedire il pallone fuori. Attaccanti, dicevo, della Russia assolutamente in ombra.
Kokorin che ha zittito il pubblico sul gol al sesto minuto, zittendolo, ha voluto zittire le critiche che sono evidentemente piovute sugli attaccanti, della Federazione Russa, che non hanno certo meritato applausi. Berezovskiy commette fallo a centrocampo, fallo tattico, ma l'arbitro non se la sente di estrarre il cartellino giallo. Halilhodžić, festeggiato già sulla panchina dell'Algeria. Mancano 48 secondi al termine dell'incontro per l'Algeria. È un momento storico. Sarebbe la prima qualificazione agli ottavi di finale dopo che Germania e Russia nell'82 le scipparono la qualificazione con il patto di non belligeranza di Cordoba. Ma cerca di spedire una calda arrosta puzzolente in area di rigore la Russia. Esultano i giocatori algerini, esultano i giocatori algerini, sono quasi lì. L'obiettivo è a 12 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scade in questo momento il tempo di recupero. L'Algeria è agli ottavi di finale della fase finale dei mondiali brasiliani e affronterà proprio quella Germania che nell'82 la spedì fuori col patto di non belligeranza con l'Austria. Algeria agli ottavi, Belgio anche agli ottavi e affronterà gli Stati Uniti. Les États-Unis, mi sento un po' francese perché Belgio e Algeria sono entrambe nazioni francofone. Qua è scaduto il quarto minuto di recupero, deve essere stato accordato un minuto di recupero in più nel campo di Corea del Sud Belgio. Punizione che ora deve essere battuta dal Belgio, ma naturalmente non c'è più alcun interesse. Non capiamo perché l'arbitro non fischi la fine dell'incontro. La fischia in questo momento. Il Belgio è agli ottavi di finale. Lo era già dopo la vittoria con la Russia. Finisce a punteggio pieno la sua esperienza ai gironi. La Corea del Sud è fuori. La Russia è altresì fuori. Entrambe con un punto. Quello conquistato nell'1-1 dello scontro diretto. Lacrime per i tifosi russi. Festeggiato Halilhodžić, il mago di questa qualificazione per l'Algeria. E noi festeggiamo come deve l'Algeria. Cheb Khaled, Aisha. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Khaled, Aisha, per festeggiare il passaggio del turno dell'Algeria finalmente a 32 anni da quel patto di non belligeranza che
ricordiamo, per quel patto di non belligeranza, l'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio si gioca in contemporanea per fare in modo che non ci siano biscotti. E gli altri risultati della giornata: la vittoria inutile del Portogallo contro il Ghana di Muntari e Kevin Prince Boateng, che sono stati cacciati fuori a calci in culo dalla federazione ghanese per aver preso a schiaffi. Insomma, c'è stata molta maletta, e ricordiamo che Mario Balotelli voleva giocare con i fratelli africani. Gli vogliamo spiegare al signor Balotelli che laddove fosse andata a giocare nell'Algeria, sicuramente i suoi comportamenti stupidi e infantili non glieli avrebbero permessi. Dicevamo, quanti risultati, poi torniamo alla musica rapidamente, se me li fanno vedere, ma non me li possono e non me li devono far vedere i risultati delle partite di oggi, per darvi conto dei risultati. Eccoli qua: Stati Uniti Germania 0-1, la rete al 55esimo di Müller. Al Portogallo, come detto, non serve a niente la vittoria per 2-1 contro il Ghana, autogol da Maire, gol di Boy al 31esimo, al 57esimo la rete di Asamoah Gyan e al 79esimo l'unica rete in questo mondiale per il pallone d'oro di questa grandissima canciofola di cazzo che risponde al nome di Cristiano Ronaldo, mentre Jeans sa Marsh. Toi tu mets pas de taille, get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy, laisse nous faire la zik. Je bosse, toi tu mets pas de taille, get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy, laisse nous faire la zik. Dis-moi si elle est condée, j'ai plus sûr qui compter. Marre de vagabonde, ah, vagabonde. Megiwala, 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 Megiwala. Mentre James Samarsh all'interno di questo appuntamento numero 14 con Notti Mondiali. Non domani sera saremo un po' misto, Notti Mondiali e Fabrizio Mico Show, perché torneremo a raccontarvi anche della televisione, sono usciti i palinsesti della Rai, quindi vi andremo a fare anche un quadro completo su quello. Ma vi andiamo anche ad enunciare il palinsesto degli ottavi di finale. Il 28 giugno alle 18 si giocherà Brasile-Cile a Belo Horizonte, alle 22 Colombia-Uruguay al Maracanã. A Fortaleza, Olanda-Messico il 29 giugno alle 18, alle 22 a San Lorenzo d'Amata vicino Recife, Costa Rica-Grecia. Signori, Costa Rica-Grecia. E la risposta è esausta. Chi andrà, andrà, chiederemo schiuma. A Brasilia, Francia-Nigeria alle 18 del 30 giugno, alle 22 Germania-Algeria. A San Paolo del Brasile, Argentina-Svizzera il 1 luglio alle 18 e alle 22 Belgio-Stati Uniti. Questi sono gli accoppiamenti. La parte bassa del tabellone vede chiaramente favorite l'Olanda e l'Argentina. Nella parte alta del tabellone invece ci sarà Francia-Germania quarto di finale, un derby sudamericano, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay, due tra queste, e poi naturalmente scaturirà un derby Europa, Africa, Francia, Nigeria, Germania, Algeria, sempre nella parte alta del tabellone. Gli incontri truffa invece sono nella parte bassa del tabellone: Costa Rica, Grecia e Belgio, Stati Uniti. Ci ascoltiamo Estate di Jovanotti, così, perché ci andava di metterlo Lorenzo, era da un po' che non la mettevamo. Poi sapete, sentire il mare dietro una collina, ci sta, Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano.
mi viene un po' di coraggio, se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Lorenzo Giovanotti con Estate all'interno di questo appuntamento con Notti Mondiali. E noi vorremmo pronunciare un elenco di 23 nomi. Capirete poi all'ultimo di chi si tratterà. Francesco Bardi, 22 anni, del Livorno. Alessio Cragno, 19 anni, del Brescia. Ivan Provedel, 20 anni, del Pisa. Luca Antei, 22 anni, del Sassuolo. Cristiano Biraghi, 21 anni, del Catania. Federico Ceccherini, 22 anni, del Livorno. Filippo De Col, 20 anni, della Virtus Lanciano. Edoardo Goldaniga, 20 anni, del Pisa. Matteo Oliviero, 21 anni, della Juve Stabia. Daniele Rugani, 19 anni, dell'Empoli. Davide Zappacosta, 22 anni, dell'Avellino. Daniele Baselli, 22 anni, dell'Atalanta. Christian Battocchio, 22 anni, del Watford. Marco Benassi, 20 anni, del Livorno. Massimiliano Busellato, 21 anni, del Cittadella. Andrea Schiavone, 21 anni, del Siena. Stefano Sturaro, 21 anni, del Genoa. Andrea Belotti, 20 anni, del Palermo. Domenico Berardi, 19 anni, del Sassuolo. Riccardo Improta, 20 anni, del Padova. Marcello Trotta, 21 anni, del Brentford. Simone Verdi, 21 anni, dell'Empoli. Questi sono i giovani dell'Italia, questi sono i giovani su cui si dovrà costruire il futuro della nazionale. Tralasciamo ovviamente i grandi esclusi dalla nazionale di quest'anno, che rispondono al nome di Alessandro Florenzi della Roma, Mattia Destro della Roma e Giuseppe Rossi della Fiorentina. E potremmo stare qui ad elencarne anche tanti altri, Andrea Ranocchia dell'Inter fra gli altri. Speriamo che la federazione cominci a puntare sui giovani, perché così almeno ci sarà un posto in Italia in cui noi giovani potremo avere voce in capitolo. Pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno vista l'ora sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per dire ancora una volta, noi giovani, sapete, noi giovani, proprio quelli, proprio... giovani e forti. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. E ci mancavano i pensierini stupendi della buona morte, oserei dire. Sono una figlia modello, ho la media del 9 a scuola, faccio recitazione e sono la più brava del corso. Tutti credono che io sia una santa, la verità è che non vedo l'ora di perdere la virginità e di scoparmi anche il primo che passa. Ah, e la maggior parte del tempo che mia madre crede che io passi a studiare, guardo video su YouPorn e mi masturbo. E mi scoperei davvero chiunque se potessi. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Da piccola chiesi a mia mamma se le persone potevano far sesso anche vestiti o se si dovevano per forza spogliarsi tutti. Sulla sua risposta imbarazzata e veloce, sì anche con i vestiti, sono stata a meditare parecchi anni su come funzionasse la cosa. Vi ringraziamo per averci seguito, domani sera Notti Mondiali, diciamo non proprio così mondiali perché i mondiali non ci sono, ma ritornano il 28 sera, sempre con il live qui all'interno della nostra trasmissione, dal vostro bel presentatorino, l'augurio di una buona notte e ci sentiamo domani sera alle 23:15, ciao! Zio.
bring the action.